Eccoci all'interno di questo immobile in via Sibilla Mertens che come particolarità ha un bel giardino che gira tutto intorno alla casa. È una casa che è stata restaurata non molti anni fa, quindi non necessita assolutamente di nessun lavoro all'interno, forse l'unica cosa che non hanno cambiato è il portoncino blindato, restano fatto tutto. Allora, entrando dentro, quindi impianto elettrico, impianto idraulico, infissi e quant'altro, entrando dentro è una casa adatta a una coppia, una giovane coppia, un single. Quindi abbiamo questa zona d'ingresso che porta direttamente poi alla zona giorno dove c'è questo angolo cottura. Andiamo subito in quello che io considero proprio il jolly di questo appartamento, lo spazio esterno. Quindi spazio esterno piuttosto ampio, ecco qui più che il rumore dei grilli non si sente, è strutturato in questa prima parte del giardino, poi si gira, tutte le finestre che ovviamente vedrete sono tutte finestre diciamo di competenza dell'appartamento, quindi abbiamo questo ulteriore slargo e poi abbiamo questo angolino che è veramente delizioso, perché questa è la camera che poi vedremo, delizioso perché espone in questo modo in mezzo al verde, quindi insomma qui adesso è attrezzato, insomma quindi qui per gli amanti degli spazi esterni, dei piccoli amici animali o comunque chi ama stare all'esterno trova sicuramente una bella chicca, un appartamentino piccolo ma veramente delizioso. Quindi questo è lo spazio esterno che abbiamo avuto modo di vedere abbondantemente. Adesso entriamo dentro e finiamo di vedere invece l'appartamento al suo interno, quindi ripercorriamo lo spazio esterno, acqua fuori ovviamente, si possono fare anche insomma delle belle grigliate, si può leggere un buon libro, fare un po' quello che si vuole. Ovviamente all'esterno c'è anche la luce. Quindi ricapitoliamo, rientriamo dentro dove avevamo avuto modo di vedere questo appunto ingresso che portava direttamente a questa zona giorno, andiamo subito in questa grande camera matrimoniale, attualmente adibita con due letti singoli, ma di fatto qua insomma ci sta un letto matrimoniale molto comodo, un grande armadio che in questo caso manca, ma come vedete qua c'è tutto lo spazio per collocare un armadio a 8 ante comodamente, quindi una camera molto grande. Questa camera molto grande ha accesso ed esposizione su quel giardino che vi ho fatto vedere prima, quindi infissi appunto in PVC, insomma tutto rifatto. Caloriferi con il contabilizzatore, quindi l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento centralizzato con i contabilizzatori, le termovalvole in modo da poterlo gestire con la massima serenità. Anche le porte sono nuove. Qui è stato fatto questo vetro cemento per dare un po' di spazio a questa zona del disimpegno, dove troviamo questa che è una chicca secondo me, perché è una zona lavanderia separata dal resto del bagno che fa lavanderia e anche insomma magazzino, dispensa e quant'altro. E poi il bagno, un bel bagno, tutto rifatto anche in questo caso, con i sanitari appesi, il calorifero d'arredo, una bella doccia piuttosto capiente. Anche qua esponiamo direttamente sul giardino, il lavabo, quindi insomma un bagno assolutamente completo di tutto punto. Qui l'esposizione è ovviamente sempre sul giardino che abbiamo visto prima. Quindi ricapitoliamo velocemente, il bagno che abbiamo appena avuto modo di vedere. Qui abbiamo la grande camera matrimoniale che vi ho fatto vedere prima e qui rientriamo nella zona giorno della casa con quell'accesso al giardino che abbiamo già avuto modo di visionare prima. E direi che abbiamo concluso.